Piccola non amavo mangiare la carne, ricordo che era un po' un tormento, però poi ho iniziato a mangiarla perché te la proponevano sempre. E poi direi che è stato un percorso, ho iniziato sempre di più a non amarla e quindi ho iniziato ad abbandonarla piano piano. Non riuscivo più a mangiare la carne, pensando soprattutto a come sono allevati gli animali. Un discorso di tipo sicuramente salutistico, perché ormai è innegabile che il consumo di carne non faccia bene. Sono finita a lavorare in questo ristorante perché la mia titolare, la proprietaria Anna Artesiani, mi ha cercato e sono appassionato della cucina vegana e il progetto era molto interessante. Beh, la sfida più grande che ho affrontato è aprire un ristorante vegano a Bologna, che è la patria della mortadella, ma diciamo che come l'ho affrontato? L'ho affrontato cercando di portare sulle tavole di chi frequenta il nostro ristorante dei piatti buoni, interessanti, gradevoli, sia per chi viene qua perché è vegano, sia per chi non viene perché è vegano ma viene per curiosità. E la sfida più grande che è stata raggiunta è stato quello di far sì che noi abbiamo tanti clienti, abbiamo tante persone che mangiano da noi a pranzo, a cena e non sono vegane. Quindi. Il piatto che è difficile, è molto difficile questa cosa. E sicuramente la cucina vegana ha tante libertà per fare i piatti, ti permette di utilizzare tanti tipi di tecniche diverse, ma l'ispirazione del cibo un po' del menù, dei piatti, si prende un po' dappertutto, sia di quello che succede, della vita stessa, della musica, dei colleghi, delle stagionalità, perché quando cambia una stagione cambiano anche le idee, cerchi di fare delle nuove cose. Beh, io amo molto la primavera perché durante la primavera a me piace molto anche raccogliere erbe spontanee, fiori, e quindi in questo modo possiamo anche portare in tavola degli alimenti che normalmente le persone hanno un po' dimenticato, quindi erbe selvatiche come l'ortica, la piantagine, utilizziamo i fiori da caccia, il sambuco, che ci sono solo durante i periodi primaverili, e quindi diciamo che forse la primavera è la stagione che preferisco. Tanti elementi, un po' come la naturalezza, no? Sono tanti passaggi per realizzare una cosa. È quello, lasciarsi andare e prendere un po' di tutto. E la passione che mi ha guidato a seguire questa vita è un po' complicata, sicuramente, non lo so, posso dire che il vedere la mia madre cucinare, il piacere del mangiare, la possibilità di viaggiare grazie a questo mestiere e la curiosità, soprattutto la curiosità. Che appunto si può mangiare molto bene e si può vivere molto bene eliminando i prodotti di origine animale per noi, per la nostra salute, per la salute del pianeta e per la salute degli animali che in questo momento sono trattati veramente in modo terribile, a mio avviso. Cioè, non eliminare la carne per avere qualcosa di meno nel piatto, ma per avere qualcosa di diverso e altrettanto, se non appunto, secondo me, migliore da un punto di vista alimentare.